L'Istat presenta i risultati del censimento dell'agricoltura dell'anno 2020. Si tratta di un censimento ancora tradizionale, quelli a cadenza decennale, fa seguito a quello avvenuto nel 2010 e rappresenta forse l'ultimo, anzi certamente l'ultimo della serie dei censimenti decennali, perché d'ora in poi i censimenti avranno una cadenza annuale. È stata un'operazione estremamente difficile, in un momento particolarmente delicato e particolarmente difficile, ma quello che troviamo assolutamente confortante è che c'è stata una grossa partecipazione e la copertura è decisamente alta. Parliamo dell'83% di copertura realizzata. Per quanto riguarda i risultati, i censimenti, i primi risultati che emergono mettono in evidenza una diminuzione del numero di aziende, ma un aumento della superficie media per azienda. Nell'ordine, diciamo, del 30% la diminuzione delle aziende e del 20% circa l'aumento della superficie. Un altro dato estremamente interessante è la diciamo, relativamente alta quota di aziende condotte da personale, da popolazione femminile, quindi da donne, e si raggiunge valori nell'ordine del 30%. I risultati del censimento sono estremamente rilevanti per poter realizzare i confronti nel tempo, per cogliere il cambiamento, per osservare anche gli elementi che possono essere di criticità nel sistema dell'agricoltura del nostro paese, ma anche in un certo senso per confortarci rispetto all'esistenza di un tessuto che è particolarmente vivace, che è attivo, che si è anche adeguata a quelle che sono state le difficoltà, che ha avuto capacità di resilienza in occasione della pandemia, e questo dimostra il fatto che gran parte delle aziende agricole, diciamo che di fatto solo una minima parte delle aziende agricole ha subito pesantemente gli effetti della pandemia, le altre sono riuscite a reagire e a sopravvivere in maniera efficiente. Quindi questi risultati ci mostreranno questa fotografia dalla quale partire per osservare le successive evoluzioni per riflettere, per favorire ulteriori cambiamenti in positivo.